Buongiorno Andrea Picariello, giornalista di Battipaglia News. Oggi qui allo stadio Pastena per la partita dell'Atletico Battipaglia. Come mai sei tifoso? Diciamo che il campionato di seconda categoria è interessante da seguire. Queste categorie sono comunque piene di sportività e di voglia di giocare davvero senza troppi interessi e senza, diciamo, troppi meccanismi a volte un po' misteriosi al pubblico. Quindi è bello comunque, anche una domenica mattina è una bella giornata, quindi è bello, insomma, venire allo stadio. Risultato, diciamo, esagerato per gli standard, diciamo, che partita hai visto? Una partita quasi del tutto a senso unico, a parte qualche occasione, 7-2 è stato comunque schiacciante. D'altronde dà ragione a una squadra, che è l'Atletico Battipaglia, che si sta molto ben comportando. Insieme alla Battipagliese è un po' un testa a testa per questo girone H. Vedremo un po', sicuramente c'è molta attesa per l'ultima giornata, che vedrà appunto Battipaglia e Il Battipaglia derby. scontrarsi, quindi è un campionato molto aperto, soprattutto per la promozione poi in prima categoria. Ultimamente ti abbiamo visto a Sanremo in veste di inviato Sì. È speciale. Com'è stata questa esperienza? stata una bella esperienza sicuramente. Il Festival di Sanremo con il Covid è un po' diverso. L'anno scorso è stato anche peggio perché chiusura totale. Quest'anno qualche piccolo spiraglio di normalità si è visto. Chiaramente il Festival di Sanremo senza una pandemia è tutt'altra cosa, tutt'altra esperienza. C'è stata anche occasione su Battipaglia News di parlare anche di realtà locali che hanno avuto modo di spiccare anche al Festival di Sanremo. Grazie e buona giornata da Rione. Grazie a voi.